fortunatissima. Abbiamo fatto tutti gli step, dalla sconfitta brutta alla sconfitta che quasi poteva essere una vittoria, alla vittoria che è diventata una sconfitta e finalmente l'abbiamo portata a casa. Ma penso il valore aggiunto sia che l'abbiamo portata a casa in questo modo, cioè veramente tre parziali secchi, decisi contro una squadra molto forte. Era anche vero che era la classica non abbiamo nulla da perdere in questo momento, però sicuramente ci ha aiutato anche l'effetto Sambapolis, perché è una palestra dove non è facile giocare, avevamo magari pagato un po' d'ansia d'esordio in casa, questa volta siamo andate veramente con nulla da perdere e si è visto, penso. Noi venivamo da una partita che ci era rimasta molto di traverso, quindi avevamo parlato tanto ed era il momento di smettere un po' di parlare, ognuna fare le proprie cose, e quindi abbiamo dimostrato che se ognuna pensa a far bene le proprie cose, poi viene fuori un gran bel lavoro di gruppo. Dobbiamo essere ancora più contente di questa cosa, perché in realtà è probabilmente la partita che abbiamo preparato peggio, troppo velocemente, ed è andata in questo modo, visto che adesso ci aspetta tra due giorni un'altra partita, abbiamo ancora meno tempo per prepararla, diventano ancora più importanti questi punti e quindi questo deve essere l'inizio, la svolta, non sicuramente il punto di arrivo. Scoramento, semmai un po' più frustrazione, perché noi sapevamo di poter far bene, di fare bene anche a livello singolo, facevamo comunque bene, era proprio una cosa di gruppo, di trovare le alchimie di squadra, e quindi a tratti si vedevano, a tratti no, e quindi questo un po' portava frustrazione, perché come mai non riusciamo a farlo in certi momenti, ne abbiamo parlato tanto, sai, c'è la classica cosa di dire dopo il 20 bisogna mettere giù il pallone, ma quello non era il nostro problema, non era il dopo il 20, poteva essere prima, dopo, che era proprio dei momenti in cui perdevamo un po' le nostre sicurezze, invece oggi penso non ce ne siano stati. Si capisce che è una formula non difficile di più, perché sono importantissimi tutti i punti, ma purtroppo ne perdi per strada ad ogni partita. Quindi la frase fatta, no? Di partita per partita. Per noi dopo queste quattro partite è ancora più ogni set, ogni punto che riusciamo a prendere d'ora in avanti deve servirci per andare avanti e fare la nostra strada. No, anzi, perché doveva iniziare prima e abbiamo dimostrato che abbiamo le carte per farlo, e sicuramente questa è Trento, quindi adesso abbiamo dimostrato a tutti chi siamo e dobbiamo portarlo avanti.